Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natasha in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne che trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Continua l'ondata di maltempo che sta investendo l'Abruzzo. A preoccupare in queste ore sono i fiumi che da ieri stanno crescendo sempre più, in alcuni casi sono già straripati. La neve sta cadendo su tutta la regione con vere e proprie bufere. La costa è spazzata da vento fortissimo che ha ingrossato il mare e quindi il mare che poi sta flagellando la costa, anche se al momento la situazione appare sotto controllo. I comuni in cui si è deciso di tenere le scuole chiuse anche domani sono Chieti, Ortona, Montorio, Alvomano, Sulmona e Mosciano Sant'Angelo, L'Aquila, Ocre, Giulianova. L'elenco dei comuni con le scuole chiuse è però in continuo aggiornamento. Sono infatti almeno 50 centri abruzzesi in cui gli istituti scolastici sono rimasti chiusi oggi. Sulla nostra pagina Facebook, la pagina Radio Speranza, ci sono gli aggiornamenti man mano che arrivano. Un guasto alla rete elettrica di Bussi starebbe causando notevoli disagi ad una decina di comuni. In seguito al guasto, l'ACA ha comunicato di aver dovuto effettuare una drastica riduzione per quanto riguarda la fornitura d'acqua sulla rete della Val Pescara. L'amministrazione comunale di Chieti, per evitare lo svuotamento dei serbatoi cittadini, ha deciso di chiuderli a partire dalle ore 12 di oggi. La distribuzione di acqua potabile sarà quindi sospesa su tutta la città di Chieti, in attesa che l'Enel risolva il problema all'origine. Il comune di Pescara ha disposto invece la chiusura urgente al traffico e alla sosta delle golene nord e sud per il rischio di esondazione del fiume Pescara, gonfio a causa delle piogge cadute in città e della nevicata che ha interessato le zone interne del pescarese. Sono già stati transennati gli ingressi e le uscite delle golene. Tutti quelli che avessero parcheggiato sulle golene stesse vengono pertanto invitati dal comune a spostare le auto. A Montesilvano le maggiori criticità si sono presentate e sono state risolte a Contrada San Giovanni e a Fonte delle More, dove il terreno franato è stato ripristinato e messo in sicurezza. Sempre a Montesilvano Colle, nella zona di Contrada Trave e via Tommaseo, sono state rimosse dalla strada le piante cadute a causa del forte vento. Inoltre, stamattina tutte le scuole primarie e secondarie sono state fornite di sale. Intanto è polemica sulla viabilità dei TIR. Il presidente di FITA CNA, la CNA lo ricordiamo è la Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Gianluca Carota, parla di una colonna di circa 250-300 mezzi rimasti bloccati in attesa di poter accedere alle autostrade per l'Abruzzo. L'abbondante nevicata di queste ore, dice, era stata prevista da tempo da tutti i bollettini meteo e quindi non si giustifica la scelta di chiudere il traffico ai mezzi pesanti. Cambiamo argomento. L'impegno dei parlamentari abruzzesi a non toccare le norme che regolano attualmente il settore delle assicurazioni per le auto ed in particolare il meccanismo del risarcimento in seguito ad incidenti stradali. È quanto emerso dall'incontro di ieri pomeriggio a Pescara nella sede regionale della CNA Abruzzo, incontro organizzato dalle quattro principali sigle del mondo associativo dell'autoriparazione, cioè
Casa Artigiani, CLAI, CNA e Confartigianato, con i deputati. Non c'erano invece senatori impegnati a Roma nella discussione sulla legge di stabilità: Antonio Castricone del PD, Gianni Melilla di Sinistra Ecologia e Libertà e Giulio Sottanelli di Scelta Civica. Il presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, ha promulgato la legge regionale sulle società operaie di mutuo soccorso. Per i contributi regionali, le società operaie di mutuo soccorso dovranno presentare domanda al presidente della Giunta entro il prossimo 30 gennaio. La Regione concede contributi per agevolare la ristrutturazione e la manutenzione degli immobili di proprietà della Regione adibiti a sede sociale, l'ammodernamento degli impianti ed arredi connessi alle attività sociali, interventi di conservazione e restauro del materiale storico documentale e iniziative che abbiano per obiettivo lo sviluppo della cultura mutualistica. Polemiche a Montesilvano all'interno della maggioranza che sostiene la Giunta di Mattia nelle ore che precedono il voto sul bilancio comunale. Sinistra Ecologia e Libertà potrebbe lasciare la maggioranza in seguito ad alcune critiche arrivate dal PD su presunte ingerenze esterne nell'attività amministrativa. Sì al bilancio, mi dimetto, ha detto dal canto suo il sindaco Attilio Di Mattia. Compiono 10 anni le agende manzoniane, cioè le eleganti pubblicazioni della collaborazione tra Fondazione Carichieti, Centro Nazionale di Studi Manzoniani di Milano e Alfredo Paglione, con dipinti di artisti contemporanei che negli anni sono stati chiamati a cimentarsi con uno dei più grandi autori italiani di sempre. Per l'anniversario la Fondazione Carichieti promuove la mostra Illustrare Manzoni, 10 anni di agende manzoniane a cura di Alfredo Paglione e Valentina Cocco, dal 29 novembre al 26 gennaio presso lo spazio esposizioni temporanee di Museo Palazzo De Maio in Corso Marrucino a Chieti saranno in esposizione alcune opere che a partire dal 2004 hanno illustrato le agende. Continuando con gli appuntamenti in programma, in questi giorni c'è da dire di cinema e vita, un viaggio dalla storia del cinema alla storia personale, che è il tema scelto quest'anno per la rassegna Filmiamoci qui, organizzata dagli uffici catechistico e delle comunicazioni sociali dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Il prossimo incontro si terrà presso l'Istituto di Scienze Superiore di Scienze Religiose Toniolo in piazza San Cetteo 2 a Pescara giovedì 28 novembre. Il tema sarà come portare un pizzico di magia nella propria vita con il film Chocolat con Juliette Binoche. L'amore è quello vero, Chiara e Francesco, il musical per i testi di Pietro Castellacci e le musiche di Achille Oliva e Giampaolo Belardinelli, e l'opera che sarà portata in scena il prossimo 27 novembre alle ore 21 presso il Teatro Circus di Pescara a cura dell'Unitalsi e della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore, con il patrocinio del Comune di Pescara, della Provincia di Pescara e della Fondazione Pescara Abruzzo. Giovedì 28 novembre alle ore 17.30 presso la Sala di Nozzi della Provincia di Pescara ci sarà l'evento su Nicola D'Antino verso la mostra antologica organizzato dalla Provincia di Pescara, dall'Associazione Rocca Caramanico De Giovanni e dal Comune di Pescara. L'evento comincerà, lo ripetiamo, alle ore 17.30 presso la Sala di Nozzi della Provincia di Pescara. E siamo alle previsioni del tempo. Stasera su Pescara e provincia si prevede pioggia che dovrebbe diventare mista a neve nella notte, con temperature di circa 4 gradi e venti da forti a molto forti. Domani si prevedono neve al mattino e pioggia da metà giornata in poi, con temperature da 2 a 4 gradi e mezzo e venti moderati. Il mare è previsto agitato stasera e da mosso ad agitato domani.
Era l'ultima notizia per quanto riguarda questa edizione del nostro notiziario. Vi ricordiamo che la nostra emittente Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz e sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it. Siamo anche su Facebook, dove ci potete cercare digitando Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.